Ben ritrovati, appuntamento pomeridiano con il nostro programma. Restiamo uniti, che quest'oggi ha un titolo: è arrivata la terza ondata, e di questo parleremo, affrontando un po' il problema di questa terza ondata e di tutte le ripercussioni, soprattutto nel mondo scolastico, ma anche di quello ospedaliero, per quello che sta accadendo, soprattutto in termini di organizzazione delle scuole, organizzazione degli ospedali e organizzazione di quello che è il piano vaccinale, che sotto certi punti di vista arranca prima di trovare, diciamo, come dire, un andamento più o meno regolare. Vi presento prima i nostri ospiti in studio: due consiglieri regionali, il consigliere regionale del Partito Democratico Fabiano Amati, che ringrazio, il consigliere regionale della Puglia Domani di Saverio Tammacco, e poi con noi abbiamo il dottor Antonio Tanzarella. Ho sbagliato, chiedo scusa, responsabile segretario della FPCGL Medici, che potrà dare il suo contributo per quanto riguarda sia il Covid Hospital che l'intesa che i medici stanno cercando di trovare proprio per ampliare questo piano vaccinale. In collegamento Skype io saluto anche l'avvocato Piero Mongelli, che è collegato con noi da Lecce. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio. L'avvocato è protagonista, è tra i protagonisti del ricorso che poi è stato vinto dal Codacons Lecce, proprio in riferimento alla penultima ordinanza, quella che poi è stata in sostanza sospesa dal TAR, per quanto riguarda proprio la riapertura delle scuole in DAD, che era stata determinata dal Presidente Michele Emiliano. Avvocato, io comincerei da lei. Comincerei da lei subito dopo avervi fatto vedere questo servizio che riguarda proprio la scuola e soprattutto le preoccupazioni legate a questa benedetta variante inglese, che sta avendo una incidenza notevole, considerevole, proprio nelle fasce adolescenziali dai 10 ai 19 anni. Quindi pregherei la regia di mandare questo contributo e poi andiamo con l'avvocato Mongelli. La variante inglese fa paura soprattutto nelle scuole ad Adelphia. Il sindaco Giuseppe Cosola ha disposto la chiusura fino al 5 marzo di due strutture, la scuola media Giovanni XXIII e la scuola elementare Aldo Moro di Canneto. Nell'ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle due scuole, il sindaco parla di molteplici casi di positività accertati e da accertare, ed evidenzia che dai dati anagrafici emerge che il contagio sta progressivamente investendo la fascia più giovane della popolazione, in particolare quella in età scolare. Temiamo che nel nostro comune ci sia un focolaio di variante inglese per la notevole velocità di diffusione dei contagi negli ultimi giorni. Ci siamo allarmati perché eravamo quasi a zero positivi in città e poi in 48 ore le richieste di tamponi e i contagi sono schizzati. Il caso della scuola di Trigianello è emblematico, ma non solo. A parlare adesso invece è Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano, alle prese negli ultimi giorni con un aumento esponenziale dei contagi in un tempo strettissimo e con il focolaio scoppiato nel plesso San Francesco d'Assisi della frazione di Trigianello, che ospita a scuola dell'infanzia elementare. Al momento sono 14 i contagi accertati, tutto il personale, 6 maestri e 2 operatori scolastici sono sottoposti a tampone molecolare e 6 alunni risultati positivi all'antigenico. Sono stati effettuati i test molecolari a tutti i circa 60 bambini e nelle prossime ore atteso l'esito. È per questo motivo che nei giorni scorsi il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale ha sospeso le attività didattiche in presenza in tutte le scuole fino al 7 marzo e ha disposto misure restrittive sulla circolazione delle persone e sulla chiusura di piazze, giardini e attività commerciali, anticipando addirittura alle 16 il coprifuoco per le under 16, proprio per la veloce diffusione del virus tra i più piccoli.
E allora, questo è un po' il quadro di una situazione peraltro molto parziale, perché se andassimo in giro per tutta la Puglia troveremmo naturalmente situazioni abbastanza varie, eterogenee per quanto riguarda la scuola. E io di scuola voglio parlare con l'avvocato Piero Mongelli. Perché quando hanno presentato il Codacons, ha presentato quel ricorso al TAR, parlava praticamente di ordinanza, definiva questa ordinanza senza né capo né coda, anche perché sulla variante inglese non c'erano delle incidenze, non c'erano dei riferimenti sulla incidenza, quindi dal punto di vista scientifico, e neanche sul fatto che c'è stata anche un'incidenza delle variante. Vaccinazioni che sono state fatte a parte del personale scolastico, tanto è vero che nei giorni scorsi ci sono state delle reazioni all'AstraZeneca, per cui in un plesso scolastico addirittura ci sono state 40 defezioni per le conseguenze. Ora, quello che voglio chiedere all'avvocato Mongelli, alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni e in queste ore, sì, insistiamo ancora, siamo ancora contrari a questa didattica a distanza, avvocato. Allora, guardi, direttore, il problema è che nel momento in cui noi parliamo e affrontiamo e cominciamo ad affrontare il discorso chiusura, apertura della scuola, abbiamo già, come dire, sbagliato, sostanzialmente abbiamo fallito il compito che lo Stato ha. Il problema da dove nasce essenzialmente? Che a livello politico-amministrativo, a parole, la scuola è il luogo importante, il luogo dove si formano le future generazioni, il luogo che dobbiamo garantire a tutti i costi, poi nel concreto e nell'affrontare una problematica enorme come può essere la pandemia, la prima risposta è: chiudiamo intanto le scuole, poi vediamo tutto il resto. Allora, noi non stiamo facendo una battaglia per aprire la scuola tout court. Nei casi necessitati e nei casi dove ci sono delle evidenze scientifiche, è evidente che la scuola va chiusa, perché dobbiamo tutelare la salute non tanto degli studenti, ma di tutti i cittadini. Però quello che noi affermiamo e quello che noi vogliamo assolutamente affermare è che la scuola, in quanto luogo, in quanto posto di cultura, in quanto il luogo dove si formano le future generazioni, l'istruzione e quant'altro, deve essere l'ultimo posto che viene chiuso dopo tutto il resto, e deve essere il primo posto che viene riaperto prima di tutto il resto, perché la scuola ha una sua assoluta centralità. L'errore che fa il presidente Emiliano e l'assessore Lopalco è un errore di natura culturale. La scuola viene vista in queste ordinanze come una sorta di parcheggio per i ragazzi, come un luogo dove ci sono dei babysitter stipendiati che ci tengono i ragazzi la mattina, e quindi non come il luogo dove c'è la crescita culturale, sociale, democratica dei nostri figli. Allora è un problema di natura assolutamente culturale. Noi non è che diciamo, allora, tutti i ragazzi a scuola. Noi abbiamo detto, e lo ripetiamo, e lo diremo anche, come dire, con questa nuova terza ondata. Ci sono dei DPCM che regolamentano e che fissano dei criteri per la scuola a livello nazionale. Non riusciamo a capire perché quei DPCM non vengano nel concreto applicati. Se la scuola è prevista chiusa nelle zone rosse, nel momento in cui la Puglia diventa zona rossa, si chiude la scuola, ma si chiude la scuola insieme ai ristoranti, ai luoghi di culto, alle piazze e quant'altro, perché non ha senso, non consentire ai ragazzi di andare in un luogo dove sono previste delle linee guida, dove c'è una sostanziale sicurezza, perché la scuola è un luogo sicuro e noi dobbiamo
considerare la scuola come un luogo sicuro quando dopo gli stessi ragazzi possono tranquillamente incontrarsi in piazza, Corso Sparano, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Umberto a Bari, Via Trinchese qui a Lecce, e come dire, vanificare quello che è la chiusura. La DAD è uno strumento importante. È uno strumento che abbiamo utilizzato anche in questo periodo, ma la DAD in quanto tale è uno strumento che deve essere limitato nel tempo. Non possiamo mettere in DAD i ragazzi per 2 cicli scolastici, perché i danni che produce la DAD sono di gran lunga, in alcuni periodi, sono di gran lunga superiori rispetto ai benefici che i ragazzi hanno nel non andare a scuola e nel non Avvocato, correre il rischio la fermo un di. attimo, se può rimanere con noi, naturalmente poi la faccio, diciamo, rientrare fino a quando potrà questo pomeriggio, per spostare un po' ai nostri ospiti in studio, e mi rivolgo a Fabiano Amati, al consigliere regionale, tra l'altro anche presidente della commissione bilancio. C'è una certa dicotomia, quando l'avvocato parlava, dice la scuola non può essere la prima cosa ad essere, diciamo, non può essere il primo settore ad essere penalizzato se noi lasciamo aperte anche altre attività. In realtà c'è una certa dicotomia da questo punto di vista, anche se dobbiamo anche fronteggiare situazioni che riguardano proprio l'economia del nostro paese e della nostra regione, e quindi salvaguardare e tutelare delle attività commerciali. Ma poi, in definitiva, questi ragazzi vengono messi in DAD, ma poi si dà loro la possibilità, tra virgolette, di assembrarsi in luoghi aperti. Che cosa ne pensa? Ma penso che innanzitutto non ci può essere il federalismo regionale su questa decisione. È stato un clamoroso errore attribuire a tutte le regioni la possibilità di avere ambiti di decisione, spazi di decisione, perché le misure di contenimento sono misure da stato d'eccezione. Un paese è sovrano quando dispone appunto dello stato d'eccezione, come avrebbe insegnato Carl Schmitt. Quindi questo è stato un errore. La decisione di chiudere o aprire deve essere sussunta, direbbero quelli che parlano bene, cioè verificata all'interno dei dati scientifici, obiettivi. Non è oggetto di un talk show o di un consiglio comunale bene o male informato. Cioè dati scientifici, prova scientifica, epidemiologia, e di lì deriva chiusura o apertura. Terzo punto. La scuola è l'ultimo luogo da chiudere, perché la scuola replica precisamente la dinamica sociale, sicché se non sei in grado di disporre le misure di contenimento e di sicurezza in una scuola, non puoi dire che chiudo la scuola perché è fonte di contagio. Devi dire chiudo la scuola perché non sono in grado di garantire le misure di sicurezza, e un istante dopo fare in modo di garantirle queste misure di sicurezza. Tra l'altro è stato detto, la scuola è uno di quei settori dove abbondantemente sono state emanate linee guida, sono stati anche acquistati materiali speciali per evitare il contagio. E quindi francamente la chiusura della scuola, proprio perché replica l'andamento sociale anche nell'osservanza alle misure di sicurezza, è da zona rossa, da lockdown totale, così come è accaduto in tutti i paesi. Non so se, cioè non è che questa è l'opinione di Amati in un pomeriggio di marzo, in una discussione più o meno informata. Così è accaduto in tutti i paesi, quindi a me è sembrato, francamente, come mi sembra, francamente, come dire, surreale questa discussione. A fronte di un dato scientifico, di una prova scientifica sul potenziale di contagio all'interno della comunità, alla fine via via si chiude, si chiude, si chiude, e gli ultimi a chiudere sono le scuole. Perché tra l'altro, da questo, dico soltanto questo, da un punto di vista culturale, temo tanto che questa generazione possa essere chiamata, la generazione di studenti, la generazione del Covid, ed essere marchiati a Perché di a vita, vita, come dice. quelli che hanno studiato durante il Covid. Ecco, mi rivolgo adesso al consigliere regionale Tammacco. Da questo punto di vista la vostra posizione, diciamo, politica,
credo che sulla ordinanza, su quella che era l'ordinanza che poi è stata oggetto di ricorso da parte del Codacons, voi avevate, cioè siete colti un po' dall'incertezza, soprattutto dal punto di vista organizzativo, ma di fronte ad una situazione di questo tipo siete d'accordo che la scuola vada generalmente vada in DAD? Guardi, per quanto riguarda la scuola, noi non possiamo limitare il tutto al bacino scolastico inteso come ambito nel quale si fa la scuola. Si è contestato a lungo la decisione del ministro Azzollina dell'acquisto di questi banchi a rotelle, che credo stiano ancora nei depositi e non siano stati utilizzati per niente, e per questi svariati milioni di euro non conosciamo quali potevano essere le opportunità sanitarie per i nostri ragazzi. È chiaro che invece ci troviamo davanti a questa variante inglese. Questa variante, la nuova variante, ha un problema che colpisce anche le fasce più basse della popolazione, cioè i giovani, i ragazzi. E quindi noi non dobbiamo solo guardare all'aspetto puramente scolastico come edilizia scolastica, ma tutto ciò che sta attorno, anche i trasporti. Bisogna dare atto che nel corso di questo anno, da quando questa pandemia, purtroppo è un anno esatto, è iniziata, non si è fatto nulla per migliorare l'aspetto dei trasporti in generale, sia per l'aspetto lavorativo che per quello scolastico, che è molto importante. Ed è per questo motivo che oggi subiamo dei grossi problemi. Credo che il presidente Emiliano si sia spaventato soprattutto con la seconda ondata che è capitata contestualmente all'apertura delle scuole dal 24 settembre in poi. Ecco, io chiedo anche la domanda, la rivolgo adesso al dottor Mazzarella della CGL Medici. Voi naturalmente vivete, siete sul fronte dal punto di vista proprio della operatività, quindi da una parte ci sono i politici, dall'altra ci sono gli operatori della sanità. Giusto per chiudere questo capitolo sulla scuola e sulla DAD, qual è la vostra, la vostra posizione, considerato il fatto che comunque ci sono anche tanti operatori scolastici che sono, sono esposti enormemente ai rischi di questa variante che ha, da quello che si dice, ha una capacità maggiore, ha una trasmissibilità maggiore? Io concordo quanto affermato dal consigliere Amati. Il discorso è che adesso, ahimè, temo che con la terza ondata che è ormai arrivata, noi saremo costretti comunque a chiudere anche le scuole. Concordo sul fatto che debba essere l'ultima istituzione a essere coinvolta in questo provvedimento. Tuttavia non possiamo tacere che, voglio dire, anche in questo caso abbiamo perso un bel po' di tempo, perché subito dopo la fine delle scuole dell'anno scorso si sarebbe potuto mettere insieme, organizzare una modalità che possa avesse potuto consentire la didattica in presenza, salvo poi, in caso di appunto aggravamento della situazione, intervenire rapidamente. Quello che noi non possiamo accettare è che venga lasciata la responsabilità della decisione alle famiglie. Questo è francamente inaccettabile. Cioè, non posso la scuola fai da te, come era stata definita. Questo è proprio inaccettabile, che la famiglia debba decidere, tra l'altro anche tenendo conto, delle possibilità economiche che hanno le famiglie per potersi organizzare e ottenere il supporto informatico, perché quando c'è un solo figlio e comunque è un sacrificio, voglio dire. Poi ci sono due o tre, comincia a essere un problema, soprattutto se il genitore magari è smart working. Io voglio far notare una cosa
all'epoca delle istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale, una legge ormai vecchia di oltre 30 anni, ma che ha mostrato tutta la sua validità, soprattutto in questo momento, c'era la figura della medicina scolastica, del medico scolastico e degli operatori sanitari scolastici, che avrebbero potuto in questa occasione fare una grandissima opera di formazione, informazione, preparazione sia del personale docente che dei ragazzi, per così dire. Però questa figura è stata via più man mano abbandonata, ormai è diventata obsoleta. Questo potrebbe essere una possibilità di recupero. In questo momento credo che non ci siano alternative se la situazione dovesse ulteriormente precipitare. Ecco, però... allora io, grazie dottor Mazzarella, tornerei all'avvocato Mongelli, perché chiaramente noi siamo anche in attesa, tra domani c'è la trasmissione dei dati e quindi conosceremo se entriamo nuovamente, se cambiamo colore e quindi diventiamo arancione, insomma... e questo naturalmente comporterà ulteriori provvedimenti restrittivi che immagino coinvolgeranno inevitabilmente anche la scuola. Voi però avete in prima battuta, quando diciamo, avete presentato il ricorso, avete detto che comunque voi non siete disposti a mollare e che laddove la Regione o il Presidente della Regione dovesse emanare delle ordinanze che a vostro avviso non sono coerenti con la situazione generale, tornerete di nuovo presenterete altri ricorsi, insomma non vi fermate lì. Alla luce di questa situazione che si prospetta, qualora dovesse essere ordinata ancora una volta la DAD, cambiando diciamo, fascia e cambiando colore, cosa farete? Mi consenta prima di fare un discorso e di riprendere quello che ho detto prima. Il problema della chiusura della scuola in Puglia è un problema di natura culturale, di come viene vista la scuola a livello di presidenza della regione e giunta regionale. La prima ordinanza, Emiliano ha provato a chiudere le scuole già nell'ottobre dell'anno passato, quando della variante inglese non si parlava quasi per nulla in Puglia, quasi praticamente non c'era. Quindi, come dire, l'obiettivo della chiusura delle scuole, ribadisco, è un obiettivo di natura culturale che noi non riusciamo a capire. Nel frattempo e dopo ottobre, Emiliano ha emanato altre qualcosa come 9 ordinanze, 10 ordinanze, onestamente diventa difficile come dire, segnarle tutte quante. Non è che noi abbiamo impugnato tutte le ordinanze, ovvero ogni volta che emanava un'ordinanza andavamo davanti al TAR a chiedere il decreto di sospensione. No, abbiamo fatto una valutazione per cui anche questa scelta lasciata ai genitori, sono d'accordo, è una scelta questa incomprensibile, la pubblica amministrazione, lo Stato si deve prendere la responsabilità di fare questo tipo di scelte, perché questo è uno scaricabarile, si passa da una responsabilità pubblica politica ad una responsabilità privata legata ad ognuno di noi su una questione importantissima come può essere l'educazione e l'istruzione dei nostri figli. Dicevo, quella era una sorta di coniglio dal cilindro tirato fuori dal presidente Emiliano. Quell'ordinanza non l'abbiamo impugnata perché secondo noi raggiungeva un punto di equilibrio. Non siamo dei pazzi, noi le carte ce le studiamo, noi abbiamo guardato i dati epidemiologici che sono stati pubblicati sul portale della Regione Puglia, li abbiamo analizzati, li abbiamo studiati con i matematici, li abbiamo studiati anche con l'ausilio di qualche medico, abbiamo visto gli studi che si sono via via sviluppati con riferimento ai rischi della DAD sui ragazzi, all'elaborazione dell'IPS, allo studio fatto dall'Invalsi e gli effetti negativi della DAD soprattutto sulle fasce di popolazione, come dire, più ai margini. La scuola è una istituzione dello Stato che in alcune zone forse è l'unica istituzione dello Stato presente. Chiuderla tout court non ha senso. Certo, se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, beh, è evidente che si va alla chiusura. Vede, direttore,
Nel momento in cui io chiedo ad un virologo, e lo chiedo a marzo del 2020, scusate, il Covid come si combatte? La risposta del virologo è normale che sia chiudere tutto, perché non abbiamo gli strumenti a marzo del 2020. Mano a mano questi strumenti sono arrivati da un punto di vista medico, hanno incominciato a trovare le prime linee di cura per questo Covid, ma se noi facciamo la domanda al virologo, il virologo ci deve dire chiudere tutto, è la politica che deve contemperare gli interessi in gioco, è la politica che deve come dire, dare delle risposte, e dal nostro punto di vista l'istruzione viene subito dopo la salute, poi viene l'attività imprenditoriale, poi viene tutto il resto. Grazie, allora io ringrazio, vorrei ringraziare l'avvocato Mongelli che adesso ci deve lasciare, naturalmente è chiaro che lui pone la questione dal punto di vista anche ideologico, culturale, come ha detto, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma ecco, a me serviva un po' prendere un po' questo, come dire, utilizzare questo spunto per aprire un altro campo di discussione, e lo faccio con il consigliere Amati, perché apriamo un po' il tema delle vaccinazioni. Allora, la situazione della scuola naturalmente la conosciamo in un certo modo, e quindi sappiamo quali possono essere i rischi per i prossimi giorni. Ma sulle vaccinazioni il consigliere Amati proprio questa mattina ha diffuso anche un comunicato, insomma, nel quale dice, io lo dico a dicembre scorso, dice, mi prendevano in giro e ora siamo nel caos, proprio perché il consigliere Amati già a dicembre parlava di un grande piano vaccinale, andando ad identificare i cosiddetti hub sul territorio, mi corregga se sto dicendo cose sbagliate, e quindi era una sorta di campagna preventiva o quantomeno di organizzazione alla luce di quello che poi sarebbe stato, diciamo, il piano vaccinale. Lei parla anche di non meno di 400 postazioni per poter come dire, vaccinare velocemente o in un arco ragionevole di tempo la popolazione pugliese. Ecco, io mi volevo soffermare su quello che lei ha detto, soprattutto puntando sulla protezione civile o sul ruolo della protezione civile, che giustamente penso che tutti quanti possano concordare, non può essere un ruolo solo ed esclusivamente legato a carte e faldoni. Prego, consigliere Amati. Ma guardi, io non posseggo ideologie, ragiono sempre sulla base dei numeri, in particolare su questi argomenti, e i numeri non possono essere massaggiati come piace. A dicembre è stato detto che dovevamo raggiungere l'immunità di popolazione entro la fine dell'anno 2021. Allora si squaderna la situazione in Puglia e si vede che noi siamo X cittadini, eliminati i cittadini con meno di 16 anni, con due dosi ciascuno fa 7 milioni e 200 mila. Questo è il numero. In Puglia? In Puglia. Ora, a prescindere dalla questione la fornitura di vaccini, che esiste il problema, però non deve mai essere una scusa, e comunque devi essere pronto a somministrare i vaccini per come arrivano. Un anno è fatto di 365 giorni, si suddivide il tutto, si sa che facendo economia di scala si accelera, perché il personale è ridotto e quindi va concentrato, e siccome si sa pure che c'è bisogno di un rianimatore perché le reazioni avverse possono emergere e quindi per ragioni di sicurezza ci deve essere un rianimatore, si sa bene che bisogna distanziare le persone che vanno a fare la vaccinazione, si sa bene che dopo la vaccinazione ci vuole un altro luogo dove intrattenere le persone per 15 minuti per esercitare la sorveglianza. Sulla base di tutto questo si dice che abbiamo bisogno di 400 cubicoli o postazioni che devono lavorare 24 ore su 24. Appena è stata detta una cosa del genere, l'ho detta io a dicembre,
Ah, ma che cosa dite? Bisogna frammentare. Cioè, ogni comune doveva avere il suo centro vaccinale. E ci hanno pure provato, una confusione da fare spavento. Cosa che comunque sta avvenendo, sì, ma una Amati. Sì, cioè, ma ho capito, però... C'è Capur su un centro vaccinale. Non c'è dubbio, ma adesso tutti quanti dicono vogliamo i grandi hub vaccinali, perché poi sempre i numeri, abbiamo 80.000 vaccini nel frigorifero in questo momento e ne abbiamo vaccinati 300.000. Con mille difficoltà, adesso si prevede l'arrivo di dosi abbondanti di Pfizer Biotech, di Moderna e di AstraZeneca, e poi su AstraZeneca bisognerebbe aprire una grande parentesi per questa questione, diciamo, tutta italiana, che si somministra fino a 65 anni, mentre in altri paesi lo somministrano a tutti, e qui potremmo discutere magari anche con l'ausilio e l'apporto dell'esperienza di Mazzarella, che è medico. Però tutto questo mi porta a dire che c'è bisogno di grandi hub vaccinali e io mi sono impegnato per esempio a promuoverne uno che sia anche di esempio, che credo sia il più grande di Puglia, che viene presentato domani e comincia l'attività sabato mattina, che è quello di Fasano Conforama su 4.000 metri quadri. Ora, se in Germania hanno fatto così, io non parlo di Israele perché non è comparabile la situazione israeliana con quella italiana in termini di popolazione. Sì, ma però sono con anche quella più militari, pugliese, insomma, però, no, quando decidono... Diciamo, io sono abituato a fare comparazioni omogenee perché ho proprio la passione dei numeri, la decisione politica senza i numeri è ideologia, è propaganda. Allora... Dico che c'è bisogno, se in Germania hanno fatto così e hanno un tasso di vaccinazione altissimo, qualche ragione ci sarà. Ecco perché insisto sulla predisposizione degli hub vaccinali. A dicembre mi hanno preso in giro, adesso lo stanno facendo, però teniamo conto che abbiamo perso 3 mesi e l'immunità di popolazione in questo modo non penso che la raggiungeremo. Di questo passo quando andremo? Che la raggiungeremo a quando arriveremo? Ma non lo so, io siccome ho fatto protezione civile, ho fatto l'assessore alla protezione civile, so che la protezione civile non è mettere le carte a protocollo, significa stare sul campo. Ecco, io vorrei vedere per esempio tutti quelli della protezione civile sul campo a controllare gli elettricisti, gli idraulici, gli arredatori, se tutto funziona, se la... noi facevamo così, è fastidioso dire io facevo, mi dà proprio fastidio, non lo dico per me, quindi per questo motivo, però in questi casi la regola della protezione civile è il campo, dov'è il campo? Dov'è il campo? E invece siamo nell'ambito delle carte a protocollo, dobbiamo mettere una carta a protocollo, perché purtroppo nel paradigma della responsabilità tutti pensano di fare muovendosi senza spostarsi, purché poi non vada nessuno a dire la colpa è tua. E non si gestisce, che... e non si gestisce così una emergenza. La carta scritta. Io vedo, vi chiedo scusa perché vedo, probabilmente dovremmo mandare un piccolo break pubblicitario, se ho ben capito. Ah, c'è una telefonata. Allora, vediamo chi è e poi faccio una domanda al segretario della CGL Medici. Allora, chi è in linea? Sono Giannuzzi da Polignano a Mare. Giannuzzi da Polignano a Mare, buonasera. Buonasera. Prego, velocemente. Senta, io ho 72 anni e qui non si vede niente, assolutamente niente. Quando toccherà a me per vaccinarmi? Ma lei c'ha 72 anni, quindi non è ancora nella fascia quella... Sì, ma quando arriva sta fascia? Quando arriva ce lo stiamo chiedendo. Ecco, io allora ringrazio il telespettatore di Polignano che ha posto chiaramente una domanda legittima, perché il problema non è soltanto gli over 80 o i fragili o persone che hanno particolari necessità, ma anche un cittadino di 60 piuttosto che di 70 anni. Pensiamo vorrebbe sapere... Primavera, vorrebbe sapere dell'estate per qual loro è l'arco temporale di tempo per sottoporsi per a... loro da programma tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, però bisogna mantenere il programma. Diciamo che è un programma, consigliere Amati, temporale che se fosse così andrebbe anche bene. Ho appena detto che è difficile raggiungerlo, però domanda in questo momento, se un cittadino chiede, secondo programma sarebbe tra la fine di primavera, all'inizio dell'estate, diffido che di questo passo si possa realizzare il programma e perciò incito a realizzare le condizioni per farlo. Ringrazio per questa domanda il nostro telespettatore e girerei un attimo sulla questione proprio dei medici, perché
è evidente il fatto che una organizzazione di questo tipo con degli hub vaccinali chiaramente debba anche coinvolgere e portare in campo, sul campo, un numero di professionisti elevato, parliamo sia di medici che di infermieri professionali o comunque personale idoneo per questo. Questa è un'imponente campagna vaccinale, ma sul fronte proprio medico credo che voi, anche voi abbiate delle difficoltà, perché in questo momento vi state parlando con la regione, state cercando di risolvere dei problemi e in realtà il vaccino, chiedo scusa, il virus corre molto più velocemente di quelli che possono essere i tavoli di trattative tra voi e la regione. Come mai questa? Cioè, cosa sta accadendo? Perché ieri abbiamo sentito che dovrebbero essere messe in campo 1500 unità, chiamando anche eventualmente dei volontari come medici in pensione, proprio per dare, diciamo, dare concretezza a questo piano vaccinale. Intanto do un'informazione alla signora, che nelle cosiddette fasi, che poi sono gruppi che dovranno essere sottoposti al vaccino, c'è la fascia di età della signora, che dovrebbe essere scontenta, non ha 80 anni, poi se ne ha 72, e ha diritto a essere vaccinata. Certo, se non ha patologie, la sua sarà la quarta o la quinta fase, credo, sempre che le auguriamo sia in buona salute. Concordo ancora una volta con la proposta Amati sui grandi hub. La frammentazione è, diciamo, deleteria. Allora, all'inizio, per questo siamo in discussione con la regione. Perché all'inizio una sigla sindacale si era inventato il tampone nello studio, il vaccino allo studio. Se devo fare AstraZeneca, io ho bisogno di un quarto d'ora per ogni paziente. Vuol dire che nel mio studio io posso fare due vaccini ogni mezz'ora. Al Palasport, al Conforama di Fasano, intanto saremo in 15 i medici che hanno già dato la loro disponibilità e devo solo vaccinare. Però, dottor Mazzarella, le chiedo questo. Venerdì. Al telespettatore interesserebbe, visto che si legge di tutto, capire quali sono le difficoltà che in questo momento ci sono. Quello che le sto dicendo. Tra medici. Certo, il venerdì sicuramente ci sarà un comitato permanente regionale, un incontro di cui fanno parte le sigle sindacali della convenzionata, medicina convenzionata, di cui fanno parte medici di famiglia, pediatri di libera scelta, guardia medica, ex 118, medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, un esercito di medici e professionisti che si assommano al personale infermi del comparto, alla protezione civile, al 118, e in questo modo si può fare una campagna vaccinale di massa. Io mi devo occupare, quando sono nel lab di Fasano, di vaccinare più persone possibili. Altri medici dovranno controllare e verificare quel periodo, quel quarto d'ora su cui il paziente va tenuto, in cui il paziente va tenuto in osservazione. E se c'è una reazione importante, c'è l'ambulanza del 118, la protezione civile che possono intervenire. Cioè, quindi, in sostanza, voi chiedete che questo piano venga... Lei l'ha visto la stanza, il centro vaccinale di Capurso? Sì, l'ho visto insomma, lì di solito, giustamente, ci fanno le vaccinazioni del morbillo, della parotite, non è possibile. Allora stiamo parlando invece di dove hanno effettuato la settimana scorsa le vaccinazioni al personale scolastico, che è una struttura sportiva, insomma, una tensa struttura che è stata allestita. Sul personale scolastico ci sono esperienze già... In atto, cito un comune, non ne ho, quello di Statte, in provincia di Taranto, dove grazie alla collaborazione con i sindaci, la protezione civile, i medici di famiglia, il 118, i vigili urbani, il personale amministrativo, hanno messo insieme questa struttura, per cui due giorni prima il medico ha in videoconferenza illustrato al personale scolastico quali sono i problemi relativi al consenso informato? Perché una delle incombenze che affliggono i medici di famiglia è quello del consenso informato. Sono 10 pagine da spiegare una per una al paziente. Allora, se noi limitiamo questa incombenza amministrativa, che è un problema, e ci limitiamo a che il medico sottoscriva l'atto finale del cittadino che accetta dopo che è stato informato,
Ha fatto in su questo, spiegato i problemi. Su questo, poi... su questo, dottore, si potrebbe aprire anche una bella parentesi, perché a leggere 7 pagine del documento del consenso informato, si farebbe la fine di quelli che leggono i bugiardini di qualsiasi medicinale. Alla fine dice: preferisco vivere. Perché, ma la norma diciamo, così prevede. Lo so, allora, lo so, questa norma, fase fa, lo so, però prima... è come al solito una mancanza di chiarezza tutta italiana, perché un consenso informato non può essere composto da 7 pagine nel momento in cui la persona che si deve sottoporre a vaccino dovrebbe leggersi una serie di criticità che potrebbero esserci in seguito all'assunzione del vaccino. Prima di andare e di ritornare per l'ultima volta all'avvocato, il nostro avvocato di Lecce, così poi lo salutiamo, al consigliere Tammacco, il consigliere Tammacco ha posto un altro problema. Noi qui stiamo parlando di piano vaccinale, quindi di hub per le vaccinazioni, il che deve essere ancora strutturato in maniera organica e quindi diciamo accettabile per poter velocizzare questa campagna vaccinale. Ma il dottor Tammacco ha posto il problema proprio un giorno fa, anzi questa mattina, del trasferimento invece del centro tamponi di Grumoapula, che poi tra l'altro è un centro comprensivo, nel senso che è territoriale, perché raccoglie un certo numero di comuni. Ora, un centro che decidono di trasferire da Grumo a Trigiano, che è praticamente esattamente all'opposto, mi chiedo se questo può essere un servizio accettabile proprio nei confronti dei cittadini che vivono in quell'area. Tammacco. È quello che mi chiedo anch'io, perché è stato trasferito da, come diceva lei, da Grumo a Trigiano. Grumo racchiude quest'area premugiana. Quindi il trasferimento è già avvenuto? Avverrà. I sindaci hanno chiesto un incontro all'assessore, al presidente e anche ai dirigenti dell'ASL. Mi hanno spiegato il motivo? Sicuramente no, ad oggi no. Tenete conto che l'area premurgiana racchiude Grumo, Binetto, Bitetto, Toritto, San Nicandro, Palo. Tutta quindi in quei comuni chi ha la necessità di sottoporsi a un tampone deve recarsi, dovrà recarsi ad Altamura, al Perinè di Altamura, facendo 40 km di viaggio, e quindi più di 40 minuti per sottoporsi a tampone, in un momento in cui da 2 giorni quell'area sta diventando un focolaio importante per questa provincia di Bari. Quindi un appello anche a queste istituzioni che decidono di trasferire, tra l'altro, un apparato gestito anche in parte con l'aiuto della Marina Militare, e quindi a Trigiano, che dista da Carbonara 3 km, 4 km, quindi in 5 minuti ci puoi arrivare anche al Di Venere o a Bari, ad altre parti, quindi dobbiamo anche tener conto dell'aspetto, diciamo, della distanza e del tempo per raggiungere un soprattutto un per punto, una questione di logistica, per consentire a molti di essere più vicini. Quindi non si sa, posso dire, per questa decisione, posso dire, cioè, che da dove è calata, cioè perché posso dire che sembra che ci siano concentrati sui vaccini, si siano concentrati sulla vaccinazione e hanno un attimo distolto l'attenzione dal tracciamento, che continua io a essere penso che il fondamentale. Io penso che il tracciamento in maniera parallela o comincino a perdere un perché po' di gente che sta aspettando tracking, a due tampone proprio per quanto riguarda proprio per il tampone. Più che tracciamento, per capire anche la situazione sì, locale, diciamo tracciamento, diciamo, per intenderci. In che stato si trova, cioè noi sottovalutiamo questo. Io non conosco la situazione specifica, però è vero, si sta perdendo di vista il tracciamento. Per esempio tutti i drive-in che abbiamo messo su, cioè sono alcuni che funzionano, ma la maggior parte non hanno la loro funzionalità. No, altri sono stati convertiti in un certo modo. Cioè, sì, ad esempio certo. A noi Cattaro il drive-thru, che veniva utilizzato per i tamponi, invece adesso è diventato un centro per le vaccinazioni. Certo, ma questo è perché le cose non sono state fatte per tempo. C'era il periodo in cui di organizzare i tamponi e si affrancava sui tamponi, sempre per un problema di mettere le carte a posto. Poi siamo passati al periodo delle vaccinazioni e quindi non c'è stata una reazione immediata. Dopodiché questa è la diagnosi.
con riferimento alla cura, in questo momento, in questo momento siamo obbligati a dare la massima attenzione alle vaccinazioni, perché il problema del tracciamento di fatto è saltato, se non come fatto diagnostico. Cioè adesso i tamponi servono soltanto come fatto diagnostico, ok? Ma dobbiamo concentrarci per evitare di ripetere errori sulle vaccinazioni. Certo. Perché lo dico al collega Tammacco, perché concentrarci invece sui tamponi come fatto di tracciamento e non come fatto diagnostico, e mi pare che ci faccia perdere unità, risorse di personale che invece adesso dobbiamo destinare alla vaccinazione. Che non ci fa un periodo di lockdown e dopo, sì, ma questo è un altro discorso. In questo momento è però un altro discorso. Allora, io andrei l'ultimo passaggio con l'avvocato Mongelli, poi lo libero ai suoi impegni. Allora, avvocato, al di là del Codacons, ma lei come vede questa situazione proiettata di qui, non a medio termine, di qui a 7-10 giorni, ma parlo non solo della scuola, parlo anche della situazione più in generale? Ma io sono d'accordo con quello che ha detto finora il consigliere Fabiano Amati, che saluto e sottoscrivo. Nel senso, noi dobbiamo incominciare a cambiare il passo. Noi fino adesso, un po' a livello nazionale, ma in Puglia sicuramente, abbiamo sempre inseguito l'andamento del virus. Noi dobbiamo incominciare ad operare in una seria programmazione, ma questo a tutti i livelli. Se noi affrontiamo il virus sull'onda di questa o quella variante, perché dopo la variante inglese probabilmente ci sarà un'altra variante che arriverà, poi si formerà un'altra variante, cioè il virus fa di tutto per sopravvivere, e quindi, come dire, l'obiettivo del virus è quello di sopravvivere e moltiplicarsi. Se non rispondiamo con una serie con una seria programmazione, ho l'impressione che qui probabilmente l'anno prossimo ci troveremo in una trasmissione tipo questa a fare più o meno gli stessi ragionamenti. Dobbiamo programmare, e dobbiamo programmare nel modo più razionale possibile. Adesso bisogna puntare essenzialmente sulla vaccinazione, il tracciamento è importante, non lo si può abbandonare, ma sicuramente sono d'accordo che bisogna puntare sulla vaccinazione a tutti i livelli. Non è possibile che 80.000 di queste fiale siano ancora conservate, perché non riusciamo ad iniettarle nelle persone. Quindi programmare. Grazie. I tavoli servono per programmazione seria. Da qui a 7 giorni, ci possiamo rivedere fra 7 giorni, la situazione, ahimè, temo che non sarà granché cambiata. Spero invece che si incomincino a guardare veramente i numeri e che si incominci a fare un'opera di attacco nei confronti del virus. Bene, questo è l'auspicio che naturalmente facciamo tutti. Ringraziamo l'avvocato Piero Mongelli. I suoi ospiti. Grazie per essere stato con noi. Allora, dal piano vaccinazioni e da tutte le criticità che emergono in questo frangente, introduciamo un altro tema che in questi giorni è stato un po' oggetto di discussioni e di polemiche, ovvero quello del Covid Hospital della Fiera del Levante di Bari, dove ci sono anche lì delle criticità, ovvero non si è trattato solo la problematica non era quella di realizzarlo, di metterlo su, ma anche quello di farlo funzionare. E naturalmente, come tutte le cose italiane, perché penso che accada solo in Italia, c'è un'inchiesta della Procura sulla quale, vi dico subito, noi non entreremo nel merito, perché lasciamo che le cose seguano il loro corso. Ci limiteremo soltanto a fare delle considerazioni, per quanto possibile, sullo stato dell'organizzazione e dell'avvio di questo ospedale, che è costato comunque 18 milioni di euro, non prima di avervi fatto vedere questo servizio introduttivo della situazione al Covid Hospital Fiera del Levante. Come
sia stato possibile che i costi siano lievitati e ciò che si stanno chiedendo i militari della Guardia di Finanza, che stanno indagando sulle spese per la realizzazione e l'allestimento del Covid Hospital in Fiera del Levante a Bari. Le verifiche per ora hanno riguardato solo la documentazione reperibile online, a partire dall'invito alle imprese per un importo di 9,6 milioni e alcune determine dirigenziali. Dai primi approfondimenti sarebbero emerse preliminari criticità nell'iter seguito dalla Protezione Civile regionale, Protezione Civile che avrebbe inviato ai magistrati un'articolata memoria per spiegare l'iter nel dettaglio e chiarire come dagli 8,5 milioni iniziali si sia arrivati ai 17,5. L'atto dirigenziale, che più di tutti spiega come la Protezione Civile abbia allestito la megastruttura e quante spese aggiuntive abbia sostenuto, è la determina firmata poche ore prima dall'inaugurazione del 16 gennaio. In quell'atto c'era anche la certificazione che qualcosa non andava. Risultato: altri 2 milioni e 138 mila euro di lavori non previsti inizialmente. Come questa però ci sono molte altre spese necessarie per adeguare un ospedale, tutti affidamenti stabiliti in parola come consentito dalla situazione di emergenza. È il caso per esempio dei 613 mila euro per acquistare 28 letti di terapia intensiva e 152 carrelli a supporto delle pompe infusionali. Al conto vanno anche aggiunti 156 monitor multiparametrici modulari compatti con relativi accessori per le terapie intensive, costo 2 milioni di euro, e ancora ci sono arredi per 658 mila euro e altri 270 mila euro per reperire un'apparecchiatura portatile per radiografie, un ecotomografo e emogas e 50 carrelli di terapia intensiva. La legittimità di tutte le spese sarà verificata dai PM, così come il fatto che 5 milioni di costi aggiuntivi sarebbero legati al consolidamento statico dell'impiantistica dei 4 padiglioni utilizzati. E allora abbiamo visto, qui abbiamo fatto la cornice, nel senso che abbiamo un'idea compiuta di quelli che sono proprio i capitoli di spesa. Naturalmente il tutto, diciamo, costa per allestire e attrezzare un ospedale che ha prevalentemente delle terapie, dovrebbe avere delle terapie intensive. Però prima di fare di andare sull'argomento, c'è una telefonata, c'è un nostro telespettatore, sentiamo se è in linea. Buon pomeriggio, con chi parlo? Non c'è più, allora non c'è più. Va bene, allora mi rivolgo al dottor Mazzarella. Allora, anche qui abbiamo un grosso problema, un problema che non è stato ancora un nodo da sciogliere, che è quello del trasferimento di tutto il personale in questo ospedale, che poi consideriamo questo ospedale alla fine, diciamo, della fiera, non della Fiera del Levante perché è finito in fiera, ma alla fine di tutto questo ospedale continuerà ad essere una struttura ospedaliera? No. O sarà smantellato completamente? Sarà smantellato, e tutto quello che noi abbiamo lì dentro verrà, immagino, distribuito nelle altre strutture sanitarie, ospedaliere. Sì, penso proprio di sì. Pensa di sì. No, la domanda può essere peregrina, però gliela dovevo fare, insomma, anche perché è giusto per capire come poi magari andranno le cose. Ce lo auguriamo tutti che poi venga smantellato, naturalmente. Però chiedo al dottore, qui voi siete ancora in contrattazione. Qui sì, c'è ancora un grosso problema di trasferimento. Personale. I sindacati hanno chiesto un contratto, una contrattazione a parte per il trasferimento del personale sanitario. No, una contrattazione. Allora, che non c'è stata. Lo stato dell'arte qual è? Perché questo, noi è non questo. L'abbiamo capito. Intanto ricordo che il Presidente ha annunciato a suo tempo che quello sarebbe rimasto comunque come un ospedale a disposizione dei paesi del bacino del Mediterraneo, è vero. Mi pare che non coincidano. Quindi, le versioni. No, ma siamo per definizione temporanea. Ok, non lo chiamiamo ospedale in fiera, per favore, perché questo di medici sono diventati, ma anche per essere più incisivi. Si tratta di una struttura regionale per le grandi emergenze. Ecco perché da qui viene la temporaneità della struttura. Adesso, che quelle apparecchiature restino lì o meno, non lo so, e vedremo. La questione del trasferimento in fiera, intanto apprendiamo per l'ennesima volta, di questo ci siamo lamentati,
che apprendiamo dai media che il venerdì, che il lunedì ci sarebbe stato un incontro di regione per discutere delle modalità di trasferimento del personale del policlinico in quella struttura. Cioè voi lo avete appreso dai giornali, dalle televisioni? Assicuro di sì, il lunedì mattina è arrivata finalmente la convocazione per l'immediato pomeriggio, una corposa documentazione del piano presentato dal commissario straordinario Datoli per tempo, secondo le indicazioni avute, quindi nulla da dire sul lavoro fatto, però erano centinaia di pagine, non possiamo esaminare, anche per dare delle risposte non campate in aria, non improvvisate sulla questione. E quindi abbiamo chiesto il rinvio, sia per verificare la documentazione, sia per avere il confronto sul personale, questo è fondamentale. E dobbiamo sapere, ci sono nuove assunzioni, di che tipo? E il personale che lavora al policlinico deve essere trasferito là? Bene, questo però farebbe venir meno uno degli scopi dell'ospedale delle grandi emergenze che è posto nei padiglioni della fiera, e cioè il fatto di liberare, e condividiamo questa cosa, le unità operative del policlinico dalla pressione del Covid, riprendere una certa attività normale, fra virgolette. Se io trasferisco metà del personale là, cioè quelli che restano, come potranno mai fare un'attività normale e garantirla? Oppure decidono di farle come prestazioni aggiuntive, cioè il personale medico, infermieristico, tecnico, amministrativo. Quante sono, dottore, le unità che dovrebbero andare lì? 374. Quindi 400 unità? 70 medici, 156 infermieri, altre unità di tecnici di radiologia, più una trentina di unità di personale tipo autisti. Ma da trasferire, quindi c'è la mobilità, il sistema della mobilità per portare, non per le nuove assunzioni. La mia risposta insomma è non lo so, e non lo sappiamo. Stamattina abbiamo appreso da una notizia di anteprima che il direttore reinsediato, il dottor Migliore, direttore generale, ha convocato i sindacati per l'11 della prossima settimana per concordare con noi, ma non è che è dovuta la convocazione, perché intanto il contratto lo prevede, ma io devo sapere per garantire la funzionalità del servizio quante unità di personale, come devono andare, cioè questo è oltre che contrattuale, un po' di buonsenso, voglio dire. Su questo lunedì scorso si è tenuta una commissione, richiesta l'audizione del DG del Policlinico, richiesta da me e dal collega Vizzino. A domanda sul cronoprogramma ci è stato detto questo, quindi agli atti, che si apriva entro venerdì, cioè entro domani. Quindi questa è la prima questione. Che su 122 posti letto, che su 154 aprirà, posti letto, si aprirà domani la prima bugia. No, non lo so, io aspetto domani. Come sta differendo quello che come è stato fa detto? Lei a dire il giorno prima che un evento non accadrà il giorno dopo? Ci potrebbero accusare di fare i profeti. No, l'importante è lo faccio io, non mi assumo la responsabilità. Io aspetto domani che su 154 posti totali ne sarebbero stati attivati subito 122 e gli altri a disposizione vedendo come va. E che il personale trasferito dal policlinico sarà di 68 medici, 183 infermieri e 96 tra operatori sociosanitari e ausiliari. Questa è la dotazione per poter attivare. Quindi mi pare che domani ci dovrebbe essere tutto questo, perché è stato detto in commissione, io ero presente, eravamo presenti tutti. E io spero che questo accada, perché in questo momento non mi metto a discutere se era giusto farlo o non farlo, perché questa discussione sarebbe inutile e oziosa, anche perché ci stiamo avvicinando ad un momento difficile. E quindi questa discussione non è da persone serie porla adesso. Certo. Però c'è. Quindi adesso l'unica cosa che si può dire, a prescindere dai costi, verificherà chi deve verificare, non pongo questioni, adesso l'unica cosa è fare in modo che ci siano le condizioni per aprirlo davvero. Perché guardi, dovesse servire ce l'avremmo, non dovesse servire ringrazieremo Dio, però insomma eravamo pronti a farlo. Ma questo infatti è il punto, quindi mi preoccupano le dichiarazioni di Mazzarella, persona seria, rappresentativa di un sindacato importante, che questo pomeriggio, siamo a giovedì, ci sta dicendo questo, che significa che molto probabilmente domani non si aprirà e che c'è invece un notevole problema sulla dotazione di personale.
che è la prima questione di un departo. Mi sembra anche, adesso passo a Tammarco, ma mi sembra anche che la convocazione all'11 di marzo appunto, mi risulta anche abbastanza io capisco abbastanza anche tardiva. il nuovo. Ho capito, migliore il direttore generale si è reinsediato che deve, oggi, credo. Sì, appunto, quindi adesso non devo difenderlo io, per carità. No, ma però è giusto che lui si renda anche conto, perché lui, voglio dire, il piano non l'ha fatto lui, no? E quindi deve anche avere la possibilità di verificare se è fattibile, ci sono tutte le garanzie, cioè ognuno poi, perché poi la firma la deve mettere lui. Il consigliere, ma, il consigliere giovedì, lei ha detto prima, è preoccupante cosa? È preoccupante questa dichiarazione, cioè che dovremo attendere oltre l'11 chiaramente per conoscere l'organizzazione delle risorse umane all'interno di questo nuovo ospedale e quindi capire come affrontare eventuali situazioni emergenziali. Noi eravamo rimasti col fatto che domani aperto questo, sì, domani finalmente vi invito questo, tutti a vedere quanti pazienti andranno questo, zero ovviamente no, perché no, non no, è possibile no. Ma magari zero quei reparti se hanno zero se hanno il personale a disposizione e hanno zero è un segno buono, no, ci va bene. Assolutamente no, esattamente il contrario, no. Noi abbiamo il 30% di posti letti in terapia intensiva, no, di quell'ospedale abbiamo bisogno adesso, intendeva il consiglio, abbiamo una situazione pandemica a zero dipendenti e il personale sta dove sta adesso, però pronto ad andare nel nuovo ospedale, quindi c'è tutte le condizioni. Io che sia zero sono contento, perché so che le rianimazioni 1 e 2 del policlinico invece sono molto appesantite, so che sono appesantite, però fosse zero e con il personale che in qualsiasi momento su chiamata è pronto perché è stato definito tutto, mi sta bene. Ecco, questo il problema che sogniamo, certo. È la mancata definizione del tutto. Ma i 120, dunque la capacità 122 che dove sia, posti. 122 posti sono tutti di terapia intensiva? No, sono diversi moduli. No, perché mi pare che l'attivazione iniziale era di 12 più 12. Malattie infettive. Sono 14 posti letto di terapia intensiva, 14 UTIR, che sarebbe l'unità di terapia intensiva respiratoria, due moduli da 14, due moduli da 16 posti letto di area medica, anzi 3. Nefrologia e dialisi, un altro modo, sempre da 16 posti letto, poi c'è lavaggio diagnostico, poi c'è stata un'estensione anche dei settori, perché inizialmente si prevedeva solo come ospedale, sì, esattamente. Questo diciamo, è uno dei motivi che ha riservato alle terapie intensive, le giustificazioni portate, cioè, poi è stato allargato il campo, ma non è quello che entra in discussione, cioè non è questo l'argomento sulla utilità, perché in un momento come questo, con numeri che cominciano a preoccupare nuovamente, perché siamo tornati di nuovo ai 20.000 circa contagi al giorno, quando fino a qualche settimana fa insomma viaggiavamo intorno ai 12-13.000, per cui in realtà la situazione giustificherebbe ampiamente noi questo tipo pronti. Di operazione. Noi sindacali sono pronti, anche domani, dopo sabato, quando noi siamo pronti, ci siamo esaminati finalmente la documentazione inviata, abbiamo fatto le nostre richieste. Quindi voi l'11 siete pronti a fare la vostra proposta? Assolutamente sì. E quindi dobbiamo immaginare che l'attivazione di questo ospedale l'11 stesso potrebbe partire. Nelle settimane, diciamo nell'ultima decade di marzo, ad essere ottimisti. Non lo sappiamo, noi naturalmente. Noi non siamo abbiamo, disponibili non possiamo a incontrarci immaginare. Quanto prima. Guardi, io le posso dire che se domani non si attiva, così come ci hanno detto noi, ma non per polemica, perché facciamo parte di un'istituzione, abbiamo bisogno di aggiornare l'informazione. Quindi, sarà mia cura richiedere di aggiornamento. Tra l'altro l'ho richiesta con il Presidente della Commissione Sanità, quindi non è che l'abbiamo richiesta per mero spirito polemico, peraltro io faccio parte della maggioranza, quindi non sono un polemico. No, ma mi pare che da questo punto di vista la visione rispetto ad un problema come questo sia più o meno sia bipartisan, cioè voglio dire non c'è una questione guardi, di carattere guardi, ideologico. Io senza emergenza non mi faccio condizionare dalle appartenenze, si figuri in tempo di emergenza. Certo, grazie. Tra l'altro è stato oggetto anche di parecchie interrogazioni consigliari il discorso
dell'ospedale. Quello che i sindacati non accettano è che ancora una volta si venga fuori la storia, è colpa dei sindacati che si sono messi di traverso. No, noi non accettiamo il pacco già preconfezionato, prendevo lasciare. Questa cosa è inaccettabile. Discutiamo anche di notte se volete e poi di allora restano, mi dicono dalla regia, 2 minuti. È chiaro che non possiamo trarre le somme, perché in realtà le vorremmo anche, come dire, le vorremmo trarre, ma purtroppo siamo in una situazione che, come si suol dire, è in progress. Però volevo ritornare, diciamo come chiusura, sulla questione dei vaccini, perché al di là degli hub, al di là di questa organizzazione, diciamo, poderosa, il punto è anche quello di poter rendere il vaccino, diciamo, la somministrazione del vaccino fruibile sulla stessa scorta di quello che accade per il vaccino influenzale, e quindi avere la possibilità di avere una rete così ampia, naturalmente, che a mio avviso supererebbe anche gli hub, consigliere Amati, se ci fosse una rete così capillare di medici di medicina generale. Non è possibile, non avremmo la stessa vaccino, la gestione del vaccino come quello antinfluenzale. Lo chiedo perché comunque credo che va sponsionato, innanzitutto va sponsionato, perché bisogna fare 10 o 11 dosi da un'unica, da un'unica quindi non è possibile. E poi c'è il freddo, c'è il freddo e il mantenimento, diciamo, a una certa temperatura delle dosi, è una tecnologia che ha bisogno di accuratezza. Se faccio una dose, gli AF9 le devo poter fare, delle motivazioni di carattere naturalmente scientifico, però i medici hanno dato la loro di medicina generale hanno dato venerdì la loro disponibilità in regione, speriamo di poter chiudere almeno su questa cosa dell'emergenza. Giusto, interverrebbero negli hub, no, i medici anche di medicina in quella domiciliare. Anche sono di, che è un altro problema. Noi che in questo momento è il problema. Per il momento abbiamo, non ci siamo, ci stava sfuggendo di mano, perché ci sono le domiciliari che al momento non sono partite. No, ultra ottantenni, bisogna ultra completare ottantenni. Domiciliari e poi attaccare subito per super fragili e fragili. Certo. E nel frattempo io sento dire categoria, una categoria di qui, una categoria di lì. E adesso mi sembra, magistrati, io sono avvocato, dovrei prendere, secondo loro, io rinuncerò al mio vaccino, perché non si può ragionare per categorie. Credo proprio di no. Perché appena si è ragionato per categorie, mi ha contattato uno dei rappresentanti più importanti delle pompe funebri e mi ha detto che voleva un incontro, perché anche a loro... Anche i rappresentanti delle pompe... E hanno ragione. Forse hanno più ragione di altre categorie. Questo lascio dire a voi, perché per scaramanzia non vorrei approfondire questo argomento, quindi lo lascio dire a voi. No. Però per categorie si giunge a conseguenze deviate. Ecco perché, ultraottantenni, domiciliari, super fragili, fragili, scuole, perché l'abbiamo detto prima, e poi seguiamo per piacere il calendario. E anche perché poi ci sarebbe sempre il solito problema e la polemica sempre di questi gruppi che poi diventerebbero, come al solito, delle caste. E voglio dire, i giornalisti, perché no? C'è stata una richiesta, certo, quella di programmare per gli operatori dell'informazione, perché sono considerati delle categorie, diciamo, più a rischio per il servizio pubblico. Vedremo come andrà a finire. Allora, noi siamo in chiusura. Io spero soltanto che il discorso degli hub non sia come le primule di Arcuri. Quindi credo che sia opportuno che la medicina territoriale convochi o si unisca ai sindaci dei territori, perché solo abbiamo chiesto un incontro all'Anci Puglia. Solo con i territori si potrà risolvere questo problema, cercare delle localizzazioni, certo, diciamo, possibili per poter espletare queste fasi che questi vaccini, diciamo, chiaramente necessitano. A Molfetta, nella mia città, è stato fatto. Ieri ho portato mia madre a farsi il vaccino, ci abbiamo messo un quarto d'ora, è andato tutto liscio, e credo che nelle grandi città ci si possa spostare. Bene, speriamo di ingranare
questa volta in maniera definitiva la marcia e quindi procedere, almeno per avere come prospettiva un'estate un po' più tranquilla e un po' più serena. Io ringrazio i nostri ospiti, il consigliere regionale Fabiano Amati, grazie a voi. Il consigliere regionale Saverio Tammacco, il dottor grazie. Antonio Mazzarella, grazie, dell'FP CGL Medici. Grazie, e che dire a tutti quanti voi, cerchiamo di restare ancora uniti, perché l'unione fa la forza. Buon pomeriggio a tutti.